forma. Space rap, space jam, flow Michael Jordan. Quella leggerezza, no? Quelle ossa piccole, no? Quel... un po' leggermente intiepidito. Per quanto riguarda il multitasking, buonasera e benvenuti all'Ulivi Village. Questa è la finale della Cosmos Cup. Si affrontano stasera Fasanella Auto in maglia rossa e Los Monecos in maglia arancione. Calcio di punizione Los Monecos, Filippi e Di Carlo. Parte Di Carlo col cucchiaio che si stampa sulla traversa. Los Monecos manovrano con Fiorini, carica il destro, è deviato, arriva poi la conclusione d'incontro di Fabrizio Di Carlo che fa 1-0 per i suoi. Gran tiro al volo, colpito a freddo la Fasanella, si difende ma arriva anche il 2-0. Andrea Fiorini direttamente da fallo laterale, funziona lo schema, tiro a incrociare, nulla da fare per il portiere. Ivano Filippi sale, un dominio orange, va al destro, gran parata di Esposito che devia in corner distinto. Los Monecos in contropiede, occhio che la Fasanella Auto è scoperta, c'è la palla girata sulla banda sinistra e poi si chiude il triangolo. Manolo Di Mauro fa 3-0 per i Los Monecos che dominano. Siamo sul 3-0, adesso i Los Monecos provano ad amministrare in orizzontale, c'è il tracciante, l'errore però è in uscita, allora occhio a Filippi, Filippi le sue finte, rientra sul destro, ancora Filippi con la suola, l'assist per Cioccolini Simone in maglia numero 9, altruista Filippi, bravo Cioccolini, spaccata, è il poker dei Los Monecos. Ancora Orange in avanti con Di Carlo, allarga la palla a sinistra, Cioccolini sulla traversa. Il rinvio degli Orange, lungo col portiere, attenzione a Filippi che è solo inspiegabilmente nella terra di nessuno Esposito, pokerissimo Los Monecos, 5-0 di Filippi. La Fasanella Auto non c'è più in campo, allora gli Orange continuano a manovrare con Filippi, la palla allargata sulla banda destra, l'assist dentro e Di Carlo senza pietà fa 6-0 per i suoi e chiude definitivamente il conto. Gli Orange gestiscono il possesso palla difensivo ma singolosiscono troppo, allora perdono palla, 2 contro 0 della Fasanella che trova il gol della bandiera. Giampiero Dell'Anno non cambia la sostanza, adesso siamo 1-6. Tiro libero Fasanella, va Francescangeli col destro, c'è Venturelli che devia alto sulla traversa, l'ultimo pallone del match, triplice fischio, è finita, i Los Monecos dominano e battono 6-1 la Fasanella Auto nella finale della Cosmos Cup e si aggiudicano il trofeo. Secondo posto per quelli della Fasanella Auto, vincono invece e solleva il trofeo in cielo Dell'Anno, campioni quelli dei Los Monecos. Ma diciamo l'esperienza, il gruppo che sono 11 anni che giochiamo insieme e diciamo stasera l'esperienza ha sopravvalso su tutto quanto. Il torneo ben svolto, ben organizzato, ringraziamo Bruno per tutto quanto e anche Lorenzo per l'assistenza a Bruno e penso che quest'anno ci saremo ancora per l'ennesima volta. Diciamo a tutti i miei compagni di squadra, a tutte le loro mogli, a tutti i bambini nati quest'anno e quelli che staranno per nascere.